Ok ragazzi, si riprende con... non so se stanno sparando al cielo, non lo so. Si riprende con Far Cry Vietnam. No, non stavano sparando a noi, vedete? Non sanno neanche dove siamo. Figuratevi se sparano a noi. Cosa c'è là in fondo? Ah, credo ci sia un pilota morto là in fondo. Pensavo che fosse la fine. La fine è qui se non stiamo attenti agli alligatori. Che figata è, guardate. Sì. Poraccio. No, sono anche le pecore. Che rumore che fanno. Ok, qui ci sono andato dalla risaia. Ok, non faceva proseguire. Qui ho controllato tutto praticamente, no? A parte questo. Questo, ecco, vedete, questo non l'ho controllato. Quindi ci conviene liberare questo e poi passiamo da qui. Però c'è questo... Merda, merda. Oh, sento il sapore di merda nell'aria. Sta roba mi sembra di essere drogato. Non mi ricordo se questa era la gente C desfogliante, non lo so. Finché non perdo vita. Ed è sta zona. Sì, perché praticamente dovremmo andare qui. Però non fa. Stanno tossendo come dei pazzi. Vado via. Non sto perdendo vita, però non lo so. Non lo so. Dio, queste capre fanno un rumore veramente orribile. C'è qualcuno. Ogni volta che sparano, e io sono sicuro che non mi hanno beccato, sono... Porco mondo. Sono sicuro che stanno sparando a... un animale selvatico. Raga. Merda, stanno avvicinando. Oh merda, altri tre lì, pensavo fosse uno. Oh merda. Prova, torna indietro. Ho Giuda. Ok. Bimbo bambi. Oh merda. Oh Gesù, ma che sai che stanno dicendo? Non ce ne sono altri, no? Ok. Ecco, bravo. Peccato in pieno. Ok. Ok. Andiamo a liberare la contraerea. Se questi provenivano dalla contraerea, l'abbiamo sfoltita, ma là ancora che sparano alle pantere. Bellissima sta cosa. Le pantere stanno facendo più morti di me praticamente. Oh bene, bene. C'è un cecchino. Con calma, figliolo, con calma, non c'è fretta. Ce n'è un altro pure. Ma sto qui, non sa cosa di nulla. Oh merda. Porcaccia la puttana, pieno di cecchini.
Posso la becco da qua? Aspetta. Merda! Mi hanno beccato per la prima volta! Cazzo, che male! Ho usato troppo. Porca puttana, Madonna, ma stai scherzando? Un proiettile! Mica ti leva tutta la vita, ma stai scherzando? Fuggi, idiota! Ora, uno l'ho seccato. Mannaggia. Mannaggia i cecchini. Abbastanza frecce per seccarli tutti. Qui il fucile di precisione sarebbe stato divino, però vabbè. Non possiamo salire. Facciamo una bella sorpresa. Una bella sorpresa. Una bella, bellissima sorpresa. Gioca, c'è guaio, guaio. Faccio vedere io. C'hanno il fucile di precisione, ma non è... Cristo. Ah, non è silenziato. Quindi no thank you. Madonna, non è RPG addirittura. No, scendo da qua. Non uso la corda perché tanto mi sgamo al cecchino. Distruggi le contrarie. Due addirittura ce n'è qui. Vediamo di eliminare questi cecchini che hanno una visione perfetta. E se non sto attento mi sgamano. Perché questo è più fattibile da uccidere. Infatti. Ah. Ok, ma stanno sclerando di nuovo. Ma che cazzo succede? Chi ha lanciato la granata? Lo so. Qui mi si ha due contraerei, ma non lo so. Puoi vedere? Ot otto velivoli sono stati avvistati e attaccati in tutto. Ok. Stavolta non mi frega. Mi tengo a distanza. Due. Ah, ecco! Dov'è la seconda? È lì. L'ho proprio saltata. Ok. E il mio lavoro è completo. Perfetto. Base Eco, questa contraerea è andata. Prego. Non c'è di che. Attacco disponibile in quest'area. Ok, vediamo. Cosa c'è adesso che possiamo controllare? Possiamo andare qui. Ah, qui c'è un accendino. Bene, bene, bene. Qua c'eravamo già stati. Madonna, guarda tutta la mappa che ci manca ancora. Krishna. Andiamo a prenderci l'accendino, ce lo siamo guadagnati. Cioè, scusa. Cowboy, abbiamo compagnia. Quello non era un nemico, mi sa. Belli ciccini, belli. In fila indiano, ok. Vi prego, non tossite ancora. Il pilota è stato iniziato precipitando nelle vicinanze, ok. Madonna, ma stai scherzando? Cioè, ha sbattuto il tronchetto nel legno. Che sfiga. Questo non so che diavolo. Ah, eccolo!
Grazie. Ok, qua c'è. Cosa c'è qui esattamente? Campo villaggio fantasma. Probabilmente un campo di prigionia. Libereremo un altro nostro commilitone. Passiamo da qua. Tanto gli altri sono allontanati, quindi rimaniamo qui. Che figa però questa nebbia arancione. È una figata. Madonna. Qua c'è un po'. Qua c'è un po' di gente, eh. Qua la gente c'è. Qua ci vorrà un po' di impegno in più. Ho paura. Oh, ok. Cecchino è andato. Merda, c'è l'altro cecchino però. Vabbè, da questa parte lo becco di più. C'è il torso, si vede, mi sa. Non ho visuale. Ho solo 7 frecce, eh. Ciao ciao. Dice uno corazzato. Scusate, mo che mi dite? Ah, non è qua. Fanculo! Vabbè, ci sta che si faccia un po' di casino, no? I francesi per conquistare il nostro paese non ce l'hanno fatta. Hanno fallito. E fallirete voi. Python 2-5. Questa è la tua ultima possibilità. Che diavolo è la cassa? Siamo Dopo che non ti scrivo. Stati pazienti, ma il tempo sta per scadere. Smettila di nasconderti nella giungla e fatti furbo. Arrenditi! I nostri soldati non ti faranno del male. No, Se no. continui a scappare, il responsabile della tua morte sarai tu. Ti abbiamo avvisato. Vabbè. Cazzo, credo stiano Sappiamo arrivando. chi sei, Python 2-5. Non Merda. c'è via di fuga per te. Morirai nella giungla. Da solo. Una morte patetica. Soldato, non puoi scappare per sempre. I nostri soldati sanno dove sei. Oh, Gesù. E sanno dove stai andando. Ti prenderanno. Semplificati la vita e ti daremo cibo e acqua. Ma scusa, quello è corazzato che. Ferito, No, un ti daremo cecchino. assistenza medica. Non essere sciocco. Salvati. Ma perché non gli arriva? Americano, Oh! non puoi scappare. Ti troveremo. I nostri soldati sanno Cioè. dove sei. Hanno trovato il tuo elicottero e i tuoi amici. Presto troveranno anche te. Madonna! Oh, c'è la fiamme! Arrenditi subito e verrai trattato bene. Oh, Gesù! Oh, ok.
Vabbè, peccato, senza... non sono riuscito senza allarme. Non importa, vabbè. Può succedere anche ai migliori. Ah. Devo calibrare il prigioniero e vedere che mi dice. Base, ecco, qui è Python 2.5. Campo nemico eliminato. Madonna, è qua sopra, Se me lo sei sento. ferito, ti daremo Eccolo. assistenza medica. Piscia. Finalmente l'abbiamo distrutto l'altoparlante. Sto facendo impazzire. Lascia il mio prigioniero, pezzo di merda. Cowboy, Dio, devi tirarmi fuori da qui. Oh, lui. È un altro dei nostri. C'avevo un M60 nella schiena, che figata. Andiamo. Ti muovi? Andiamo, dai. Ok. Vediamo un attimo la mappina. Qua abbiamo liberato. Dovremmo scendere giù per il fiume. Qua sembra che sia una casuccia. Andiamo, va. Base, ecco, Python 2.5. Sono con il soldato Moses Walker, è libero. Volevo giusto farvelo sapere. Ottima notizia, soldato. Ci vediamo al punto di estrazione. Salvato il soldato Walker. E un altro è andato. Quanti ne devo salvare? 3 in totale, mi pare, no? Credo se ne ho 3 in totale. Fa vedere la mappa. Succede? Ah sì, un altro. Quello scomparso. Sfide qua c'è? Ah, vabbè, le solite. Quelle che abbiamo già visto. Ok, ora dovremmo scendere. Per di qui vedo già una bella cosuccia qui. Sarà sicuramente boh, o un rottame o una casa. Tutto bene qui. Mi direi che per ora sta Vedo che c'è una procedendo pantera qua benissimo. in zona. Perfetto, proprio. Benissimo, sono pantera, benissimo. Io ho a cuore tutte le creature grandi e piccole. Come no? Guarda questo. Incendiario esplosivo, perfetto. Non so perché, ma forse in finale mi sento che non sarà un... Madonna. Elicottero nemico? Oh merda. L'elicottero nemico volendo posso abbatterlo con la freccia esplosiva. Se rimanesse fermo. Porco Giuda! Ma non l'ho visto neanche! Ciao! Ok. Vabbè. Oddio! Non pensavo ci fossero loro qua vicino, li avevo proprio individuati, che palle però. Da quello non è disponibile. Teniamoci pronti. Spiaggia di coccodrilli. Ho paura. Ho tanta paura. Ma vedo che c'è un bellissimo. Oh! Minchia, sono troppo tentato. Porco giuro. Fai vedere una cosa. No, no, è silenziato, ma non ha neanche il mirino. Cioè, neanche questo ce l'ha per dire, però vabbè. Riesco a capire, almeno questo sono sicuro che faccio un colpo morto anche da lontano. Se gli becco l'alluce. Aggiungi la posizione di Dago sul posto. Quale posizione? C'è un botto. Ah, aspetta, aspetta. Altoparlante della propaganda. Non possono salvarti. Li abbiamo catturati.
Americano, ascoltami. Che figo perché parlano. I tuoi amici non possono aiutarti. Sono stati catturati. Li abbiamo noi. Ciao. Parlano perfettamente. Ti credo che stanno parlando magari in inglese, no? Però dovrebbero parlare un po'. Parlare un po' strano, no? Come se non fosse appunto la loro lingua madre. Cristo. Qua c'è dell'altro. Dai, cammina. Che diavolo? Ok, non so questo qui cosa gli è successo, però va bene così. Attacco aereo non disponibile. Però poi ripeto un'altra volta. Prima volta mi era chiaro. Mio Dio. Non è disponibile. Neanche lo sto usando tanto. No, che sono soffoco. Ok, qua cosa c'è qui invece? Me ne sarei fatti vedere che ci fosse addirittura prigionieri, però potrei sbagliarmi. E vabbè, come diavolo corri? Con calma, non avere fretta. Porco mondo, ma sempre così, eh! Ah. Quindi, let me tell you something. Python 2-5, un prigioniero alleato è stato trovato e liberato. Ah. Uomo barbuto. Per questo che lottiamo. C'è una magna. Proiettili, kit. Non lo so. Villaggio di pescatori. Ah, e vabbè, l'avrei trovato a prescindere. Però. Sai che possiamo passare anche da qui? Oddio, non lo so. In realtà non lo so. Ma la mia curiosità non ha mai fine, quindi mi sa che ci vado. Aspetta, dobbiamo andare da quello, no? 4 su 5, ne manca uno. Vediamo di qui. Dove sta andando? Ok, è giusto. No, perché qui ci vedo un ponte, cioè. Io lo metto un segnetto qua. Ad un ponte devo controllare assolutamente. Perché parto dal presupposto che sta. Ok, non c'è nessuno. Ultima parola. Se un salto americano tra questa nota mandate le mie persone al comando. Sto catturato in missione. Non sono ferito ulteriormente dentro la fuga di prigionieri e venire spinti nelle acque infestate dei coccodrilli. No. Dispiace figlioli. Mannaggia. No. Fucile da caccia figo, ma senza silenziatore. Non capisco sta cosa. Non disponibile con questo livello di difficoltà. Cioè, se lo mettevo un massimo di livello di difficoltà mi sbloccava un altro slot. Cioè. Che bizzarro. Quanto le odio le notti qui. Non lo so fare da questo. Sì, sì, qua c'è qualcosa, me lo sento. Ve lo dico io. Vedo già una capanna. Il ponte poi. Ecco qua. Ponte con massa. Abbiamo compagnia. Ok, c'hanno l'allarme. Io l'allarme lo devo assolutamente disattivare. Non mi faccio più fregare. Già mai che mi rifregano. Il ponte è saltato. Perché è suonato l'allarme? Porca miseria ladra. Sono in allerta gli stronzi. Lanciato un fumogeno totalmente a caso. Boh. Impazziti questi Vietcong. No, aspetta. Con calma. Aspetta, quello là.
lo sistema. Porco Giuda, ma stai scherzando? Madonna, è arrivato un veicolo. Oh mio Dio. Ma cosa sta succedendo esattamente? No, cioè... Oh, ho capito che un po' la devo alzare, però porca miseria. Cioè, si è fatto sgamare! Si è fatto sgamare! Si è fatto sgamare! Ma siamo matti? No, non ci... Beh, almeno stavolta non è colpa mia, si è fatto sgamare lui. Pezzo di idiota! Io l'ho nascosto! Non ho parole. Io non ho words. Si è fatto sgamare. Io che stavo già festeggiando. Oh, allora non li sgamano, meglio così. E invece... Beh, allora tanto vale. Silenziato, subito. Ciao! Devo muovermi, coprimi! Ok, ci sono io! È andato! Ok. Ricarico, tenetevi impegnati! Ai ai ai! Pure i cani! Ciao. 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 Oh Gesù. Per un pelo. Ma io sta cosa non l'ho capito, cioè veramente. Ma. Ok, quindi questo era solo un ponte con un masso. Dobbiamo andare da questa parte. Guardami. C'è. Sta ancora rosicando perché l'hanno sgamato. Che odio. Vabbè, fanculo. Io continuo. Ecco, è lì. Non ti azzardare a farti sgamare di nuovo. Occhi aperti, cowboy, abbiamo visto. A me se gli dicevo rimani in un punto e basta. Invece che mi continuano a seguire, Krishna. Mi continuano a chiamare cowboy. Dio. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Qua c'è qualche topolino. Dov'è il topolino? Ops. Un veicolo. Oh merda. Credo sia solo di pattuglia però. Sono due, peccato. Si fosse fermato il tizio. Cioè, quello lì col veicolo avrei chiamato l'attacco aereo per ridere. Vediamo un attimo. Allora, vedo c'è questa zona, questa pure non l'ho esplorato, villaggio bruciato, non l'ho esplorato, quindi andiamo immediatamente. Questa qua? Seccati dal bombardamento, meglio. Uno in meno. Aspetta, aspetta. Ecco qua, stanno arrivando. Terra, aria. Un'altra contraerea. Madonna, ma che è successo con dei cani appresso, porco Giuda. Almeno il cane non vale. Ok, oh merda. C'è un tipo qua o sbaglio? Che diavolo fai? Porco Giuda! Mi ha lasciato una granata così a caso. Allora. Non so quanti ce ne mancavano di contraerei in realtà.
Villaggio bruciato. Non troveremo nulla allora, magari. Fanculo. Uccidiamo questo. Porca troia. Grande, grande, grande. Miseria ladra puttana. Ma io ho a che fare solo con idioti. Là là, indovina che hanno sgamato. Ai geni ovviamente, no? Ovviamente a chi dovevano sgamare se non ai geni? Porca merda, un momento mi investiva! Io avrei tante domande da fare. O meglio di no. Cioè in pratica è come andare a fare missioni stealth con l'A-Team. Cioè, seriamente, come può funzionare una cosa del genere? Là, sparito, perché ovviamente stanno ronzando qua attorno, dove diavolo mi nascondo. Gesù Maria. Negativo, non finché c'è quel cannone laggiù. Culo! Il veicolo lì è impazzito. Gesù Cristo. Vi odio con tutto il mio cuore e le mie forze. Branco di imbecilli nati. Ora meglio se vi lasciavo morire. Andiamo a liberare. Oddio. Ma dai, non è morto, ma che è? Vuoi di più? Oh Gesù! No, ho sbagliato, cacchio. Sto. Ecco giù, posso recuperare questo? Ok. Andiamo, va. Tanto avete iniziato a fare casini, tanto vale continuare. Continuiamo su questa strada. Andiamo alla contraerea. Odio i miei compagni di squadra. Li odio con tutto me stesso. Ah, Dio. Vi prego, non sparate a caso adesso. Vi prego, vi prego, vi prego. Non fatelo. Allora. Contraerea del tempio. Con calma ragazzi, con calma. Credo di aver individuato una contraerea. Qua secondo me la maggior parte sono tutti rinchiusi nel tempio. Dio Cristo, si è staccato il controllo e continua a camminare da solo. Ah! Ok, lo metto in carica. Ok, allora tu continua a dormire. No, allora, noi facciamo così adesso, perché mi sono veramente stufato questi imbecilli. Andate lì. No, vai lì. E il tuo? Fammi strada, Wendell, attento. Spero che rimanga lì comunque, vabbè. Qua c'è un documento. Ma che dice? Ha battuto un velivolo, deve essere uno spogliato. Ok. Questo è uno dei casi dove rompo questa. La lascio uscire e va a uccidere. Ti prego non venire da me. Madonna, c'è un altro lì. Affanculo. Vai, uccidi. Ne ho poche però di munizioni. Merda, ti prego non venire da me. Sto scendendo uno a farsi ammazzare dalla... da giaguaro. Genio. L'altro furbone.
Oddio. Non so se è stata una brillante idea. Porca merda. Dai, Gesù Cristo. Madonna. Cioè, sgamati. Sgamati. Sgamato anche io, ovviamente. Sono un po' messo male, ma ce la faccio ancora. È a terra. Madonna. C'è un fottuto lanciarazzi. Zona. Eccolo. Muto. Non deve scappare. Sì, cazzo. Muto. No, vai, cacchio. Ok, perfetto. Perfetto. Allora posso saltarne uno e poi passiamo a questo. Toh. Via. Ragazzi, perfetto. Una contraerea in meno. Siamo a 5. Con chip e chop che si fanno sgamare, però non importa. Ok ragazzi, io spezzo qui quest'altro let's playone. Spero vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo. Continuiamo a esplorare tutta la mappa. Paio di ricognizione ha fatto rapporto. Senza quella contraerea abbiamo informazioni fresche fresche. Ah, fresche fresche. Ci vediamo al prossimo let's play. Ciao a tutti ragazzi.